Questo programma e non solo l'ha voluto realizzare, ma le dà una collocazione così prestigiosa e significativa, come è stato detto poc'anzi, all'interno del palinsesto. Quindi una prima serata di Rai 1 il primo giorno dell'anno, quindi qualche cosa che significa voler portare a tutto il pubblico, al più grande pubblico, al numero maggiore di persone possibili, la danza, la cultura, l'arte, anche sicuramente l'ironia, facendo quello che la RAI è chiamata a fare, il miglior tipo di servizio pubblico possibile. Quindi voglio appunto ringraziare Claudio Fasolo, Sandra Nicola e Rita Verrecchia per la RAI, oltre a ricordare anche Andrea Fabiano e Angelo Teodoli, direttori precedenti di Rai 1 che hanno creduto e voluto questo programma, e a Teresa De Santis che abbiamo sentito appunto poco fa al telefono e che ci ha detto che anche per lei, insomma, questo programma, questo appuntamento, come è fatto, come è portato al pubblico, è qualcosa di molto importante. Quindi è molto bello, dal mio punto di vista, avere un'azienda come quella della RAI che crede in un progetto così importante e anche molto ambizioso. La RAI produce questo programma con Arte Danza e Ballandi, ringrazio per Ballandi Eugenio D'Andrea, De Pascali, Paloschi e Claudio Tarquini, il nostro produttore esecutivo. È stato ricordato prima Bibi, anche io lo voglio ricordare, voglio anzi dedicare questo programma, questa edizione a Bibi, proprio perché l'anno scorso lui venne sul set a incoraggiarci, a sostenerci, e il 1º gennaio vide la trasmissione e poi ci sentimmo anche dopo, quindi era molto molto contento del risultato, di quello che abbiamo realizzato, e credo veramente che sia stata una grande gioia per lui vedere realizzato e crescere questo prodotto, perché dall'anno prima alla scorsa edizione il programma è veramente cresciuto tantissimo, e devo dire che senza Bibi questo programma non ci sarebbe, perché lui ha sempre creduto in me e nelle mie capacità di realizzare un programma televisivo quando nessuno lo credeva, io per primo. E ci incontrammo a Milano in tempi non sospetti per parlare, lui diceva che avrei dovuto fare un programma televisivo, io comunque ero contento ma non me la sentivo. Poi c'è stata la partecipazione a Sanremo 2016 con We Will Rock You, e dopo quella partecipazione l'idea di creare veramente qualcosa di importante, e da lì è nato il programma. Ma senza Bibi, senza la sua visione, perché era un uomo che aveva una grande visione, sapeva vedere cose che altri non sapevano vedere e andare al di là della realtà. Quindi senza di lui e senza questa sua visione non saremmo qui a parlare di questo programma. Quindi un ringraziamento speciale, e questo programma lo dedichiamo a lui. Per il programma, chiaramente questo programma è un programma fatto da una squadra molto molto bella, importante, molti di coloro che hanno collaborato quest'anno già collaboravano l'anno scorso, ma quello che veramente mi piace dire, sono contento di dire, che il lavoro fatto da tutti i reparti porta al risultato straordinario che voi vedete in televisione. Quindi giusto ringraziare il gruppo creativo innanzitutto, con Pamela Mazzioli, Luca Monarca e gli altri autori, Carlo Crocchio, Silvia Righini e Chiara Salvi, il regista che è Silvia Biondani e il suo team, tutta la parte di grafica creativa che sono Cristina Redini, Max Pettoni con Martina e Tommaso, Fabio Brera per la fotografia e Luca Sala per la scenografia, oltre a Leonardo De Amicis per le musiche e Massimiliano Volpini per le coreografie inedite. Quindi un gruppo di lavoro molto affiatato, devo dire che ognuno ha dato il meglio di sé, perché in una trasmissione così c'è veramente l'apporto di tutti per vedere il risultato che alla fine andrà in televisione. Come ha detto Claudio poco fa, è un programma dove c'è tantissimo impegno e tantissima voglia di metterci in gioco e di superare anche i nostri limiti, perché ci sono soltanto limiti che noi poniamo noi stessi, non ci sono limiti creativi,
veniamo messi nelle migliori condizioni per realizzare tutto, e questo, quello che voi vedete, è poi il risultato di un lavoro che anche nel mio caso dura tanti mesi prima del programma, anche proprio di preparazione, di ideazione e proprio di come concepire del momento di preparazione proprio di questo programma. Anche quest'anno abbiamo un cast straordinario, avete visto prima appunto nell'anteprima delle porte tanti ospiti, un cast bellissimo sia sul piano della danza, quindi delle partner a livello proprio artistico e qual internazionale di grande valore, e sul piano degli ospiti. Adesso ne parleremo in maniera più approfondita, ma voglio innanzitutto mandare la clip puzzle per farvi vedere pochi secondi di tutti o quasi tutti quelli che saranno i momenti salienti di questo spettacolo, così giusto per darvi il sapore e l'idea di quello di cui stiamo parlando. Noi Maglia gli regalò Opus 100, una coreografia preziosissima.